Buongiorno a tutti, e benvenuti a questa terza, a questo terzo incontro dell'Esperto Sonico Risponde. Vi ricordo che all'interno di questa sessione avremo la possibilità di discutere circa la tecnologia sonica, circa lo strumentario necessario, tecniche e possibili applicazioni. Non si tratta di un webinar, quindi sono a disposizione per domande e chiarimenti, soprattutto di carattere tecnico. Questa sessione sarà poi registrata, sarà disponibile sul canale di Comet Academy. Se ci sono domande potete scriverle in chat. Ok, allora diciamo nell'attesa che vi vengano in mente domande, ho ricevuto una mail ieri da una collega che mi chiedeva relativamente agli inserti da preparazione, da allungamento di corona clinica. E allora direi vi rileggo il testo. Era relativo agli inserti da allungamento di corona clinica SFS 120 e 121. Sono inserti che vengono utilizzati per allungamenti di corona clinica con approccio mini-invasivo. Hanno la forma di una racchetta da ping pong e una porzione diamantata presente sulla punta. Questi inserti praticamente hanno due orientamenti spaziali distinti e la loro funzione è quella di essere utilizzati in tutti i settori del cavo orale senza avere interferenze possibilmente con l'arima orale del paziente. Cioè non dobbiamo, avendo due inserti con due orientamenti diversi, ruotare troppo il manipolo, interferire con le guance, con le labbra del paziente, ma ci consente di approcciare le porzioni mesiali, distali, palatali o buccali degli elementi dentari. Ve li mostro un attimo questi inserti, condivido lo schermo, andiamo un attimino a vederli. Dovreste vedere la presentazione, andiamo un attimino a vedere. Allora, eccoli qui, riuscite a vedere l'immagine? Questi inserti hanno un codice che li distingue che è SFS 120 o 121. Insomma, quelli con 121 hanno un orientamento, diciamo, della lama di tipo verticale e gli altri sono orientati orizzontalmente. Poi hanno un secondo codice 020 o 030. Questo codice sta ad indicare in millimetri, 020 2 mm, 030 3 mm, il diametro della punta praticamente di questa racchettina da ping pong. Su questa racchetta da ping pong che ha due piatti lisci completamente lisci, viene applicata nella porzione terminale un trattamento di superficie, quindi un diamante a grana medio fine, quello che dovrebbe venire a contatto con il picco osseo per poter provocare un'osteotomia controllata. Allora, questi inserti dovrebbero essere utilizzati, ad esempio l'SFS 120 che vedete in questa immagine, per trattare ad esempio le porzioni linguali o vestibolari degli incisivi e dei frontali dei canini superiori ed inferiori. Allo stesso tempo, questo inserto SFS 120, quindi orientato orizzontalmente, consente di trattare le superfici prossimali dei denti posteriori. Al contrario, gli inserti che hanno un orientamento verticale ci consentono di trattare le superfici mesiali o distali del gruppo anteriore e di trattare le superfici buccali e palatali o linguali degli elementi latero-posteriori e posteriori. Quindi con due inserti sostanzialmente riusciamo a trattare praticamente tutte le aree del cavo orale. Esiste poi ancora una variante in questo inserto, io direi non è particolarmente rilevante. Esiste una svasatura, praticamente un bisello sul profilo della lama di questo inserto che dovrebbe consentire di rimuovere più agevolmente la porzione ossea adesa all'elemento dentario. Vuol dire che se ci appoggiamo con il piatto di questa racchetta in maniera precisa alla superficie dell'elemento dentario trattato, quindi mantenendo il contatto con la superficie del dente, siamo automaticamente guidati. L'importante è non lavorare nel vuoto. Rischiamo di lasciare diversamente un picco osseo adeso alla superficie dentaria,
e di lavorare in maniera non precisa, in maniera non controllata. Questi inserti vanno utilizzati con una potenza controllata, 1, 2, 3, proprio in caso di necessità. Sono inserti anche nelle loro dimensioni più piccole, comunque molto robusti. A voi invece se ci sono domande nello specifico. Ok, ci sono delle domande da parte di Daniele. Io vi chiederei se dovesse capitare nelle prossime, diciamo, versioni dell'incontro, di riuscire a farvi distinguere con nome e cognome, se possibile. Una domanda, la prima: la paletta con i detti taglienti che si usa per la chirurgia, come va usata? Cioè, che movimenti vanno fatti manuali affinché tagli meglio? Perché ho comprato il sonico da poco e ho iniziato ad usarla. Allora, la manina per la chirurgia, nella fattispecie, condividiamo lo schermo un attimo, dovrebbe essere questo inserto. Vado subito a recuperarlo. Andiamo sulle applicazioni chirurgiche. E lo vediamo in genere già in quelle estrattive. Ok, eccoli qua. Dovreste riuscire a vedere lo schermo. Si tratta degli inserti SFS 100 e 101. Anche qui abbiamo due orientamenti spaziali distinti. L'SFS 100 ha un profilo orizzontale e il 101 invece verticale. Anche qui il razionale è il medesimo, è quello di poter raggiungere distinte aree del cavo orale senza comportare eccessive rotazioni o torsioni del manipolo e quindi consentire all'operatore di raggiungere il sito in maniera più agevole. Allora, questi inserti sono inserti che inizialmente venivano prodotti per incollaggio della lama chirurgica sulla base dell'inserto, per incollaggio, cioè per saldatura. Oggigiorno invece la tecnica produttiva è cambiata, sono ottenuti da un unico blocco, questo aumenta la resistenza dell'inserto. L'inserto viene lavorato per sottrazione per poter essere ottenuto. Ecco, l'inserto attualmente è un inserto molto sottile. Pensate che la lama ha una sezione massima di 0,25 mm, quindi 250 micrometri. Ha praticamente lo spessore di una lama bisturi, quindi effettivamente molto sottile. Grazie al movimento di tipo sonico è in grado, con una frequenza controllata, di avere un taglio selettivo sui tessuti duri. È un inserto che utilizziamo generalmente per il taglio dell'osso. Può essere utilizzato ugualmente anche per eseguire sezione di porzioni dell'elemento dentario, pensiamo nella chirurgia endodontica, per eseguire l'apicettomia. Certo che non mi metterei a fare un'odontotomia complessa di un terzo molare in inclusione con questo inserto, rischio di danneggiare la filettatura dei dentini dell'inserto, ancorché, insomma, di impiegare veramente eccessivo tempo. Un inserto che possiamo utilizzare, ad esempio, se abbiamo ancora un sottile ponte dentinale da separare in un elemento dentario incluso in condizioni di contiguità, per completare l'odontotomia, oppure per eseguire l'apicettomia con un taglio effettivamente preciso. È un inserto che però nasce per il taglio dell'osso. Questo inserto ha 10 dentini, li potete contare. Il passo tra un dentino e l'altro è di 1 mm. È facile rendersi conto della profondità a cui stiamo lavorando contando i dentini residui. Un inserto che viene utilizzato in genere molto, inutile applicare delle marcature laser su spessori così sottili, tenderebbero a svanire o ad alterarsi molto 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 precocemente. Sappiate che ogni qualvolta fate sprofondare questo inserto nella compagine ossea di un dentino, lo state affondando per 1 mm. Sono inserti che vanno utilizzati con un movimento delicato di va e vieni, con un movimento progressivo. Immaginate di utilizzare questo inserto per eseguire una
una split crest, vi mostro un caso, dovete muoverlo delicatamente avanti e indietro con un movimento non troppo veloce, dovete lasciare tempo all'inserto di oscillare e asportare correttamente la sostanza. Essendo un inserto molto sottile, perché si tratta di 250 micrometri, non dovete impegnarlo nella linea di odontotomia, di osteotomia, ed eventualmente causare torsioni con il manipolo. Questo è l'unico modo con cui potete rompere questo inserto. Sono inserti comunque delicati. Considerate che rispetto alle controparti ultrasoniche abbiamo delle frequenze di esercizio più basse, perché noi lavoriamo fino a 6500-7000 Hz, tuttavia bisogna avere alcune cautele. Sono inserti che vanno utilizzati con movimenti di va e vieni, esattamente come accade con i sistemi piezoelettrici. Riguardo alle potenze che potete utilizzare, questo inserto può essere utilizzato anche nelle fasi estrattive, ad esempio in grado di aiutarvi nelle fasi di sindesmotomia. In questo caso lo utilizzerete a potenze basse, in genere intorno all'1. Invece, quando dovete lavorare su un osso tipo D2, D1, particolarmente mineralizzato, particolarmente tosto, ecco, può essere il caso di aumentare la frequenza di esercizio a 2 e a 3. Sull'osso mascellare dipende, insomma, dalla tipologia di osso che state affrontando. Sempre utilizzati con irrigazione, se lavoriamo sull'osso con irrigazione sterile. Sono inserti molto versatili perché vengono utilizzati dall'estrattiva al disegno della botola di accesso al seno mascellare, per espansioni di cresta localizzate o generalizzate. Spero di aver risposto alla domanda. Ti darei ancora un altro dettaglio riguardo alla pressione da applicare. Deve essere una pressione presente ma non eccessiva. Per intenderci, la pressione con cui scrivi con una penna stilografica, quasi con una penna a biro. Non una pressione eccessiva, non deve essere troppo delicata, cosa che invece veniva detta un tempo. Con pressioni troppo leggere, l'inserto non asporta sostanza. Se ci sono altre domande, ben volentieri. Allora, ne abbiamo un'altra. A proposito degli inserti per preparazioni protesiche, tu li usi solo per la rifinitura finale e poi ancora, puoi darmi nuovamente qualche consiglio sul corretto degli inserti? Utilizzo degli inserti da chirurgia estrattiva? Allora, partiamo con quelli da preparazione o rifinitura protesica. Ricondividiamo un istante lo schermo. Andiamo un attimino a vedere. Eccoli qua. Allora, per ciò che concerne la preparazione protesica, abbiamo inserti di diverse morfologie. Cioè, quale sia la vostra linea di finitura, orizzontale o verticale, esistono inserti sonici con morfologie e dimensioni che sposano quelli delle frese da preparazione e da rifinitura. Esistono poi varianti con diverse granulometrie. Qui vedete un inserto che sposa le frese da preparazione con linee di finitura verticali, con una granulometria più fine, lo vedete perché è caratterizzato da un bollino rosso, e poi quello superiore SF862014, che ha una granulometria invece media. Allora, io non utilizzerei questi inserti per eseguire completamente la preparazione protesica di un elemento dentario. Li utilizzerei per posizionare invece il margine di finitura e per avere la fase finale della finitura. Tuttavia è possibile farlo, è una questione tempo dipendente e andrebbe limitata ai casi in cui, ad esempio, abbiamo problemi magari di collaborazione del paziente, dove non ci sentiamo di utilizzare uno strumento rotante ad elevato numero di giri, o quando ci troviamo, ad esempio, a dover protesizzare un secondo molare superiore in un paziente magari con dei masseteri giganti e con la mucosa geniena che invade l'area protesica e dove utilizzando degli strumenti rotanti rischiamo di causare delle lesioni dei tessuti molli al paziente. Claudio De Vito, ad esempio, a fine protesista, ha eseguito alcuni casi con una preparazione completamente
sonica proprio in casi di questo tipo, laddove vi erano difficoltà di accesso nelle regioni posteriori superiori del cavo orale. Riguardo alle impostazioni di potenza che potete utilizzare, questi inserti possono essere utilizzati nelle fasi di finitura con potenze basse, quindi potenza, ampiezza della vibrazione 1, e invece nelle fasi di più grossolana e più aggressiva asportazione con potenze pari a 2, con ampiezza della vibrazione pari a 2 o 3. Quando parlo dell'ampiezza della vibrazione, parlo di quell'impostazione che noi possiamo variare agendo sulla ghiera che è situata alla base dei manipoli sonici, in genere impostata su 3 macro livelli, 1, 2, 3, eventualmente con regolazioni intermedie. Questi inserti hanno il vantaggio di essere effettivamente molto precisi, analogamente a quanto accade con gli strumenti ultrasonici per la rifinitura dei margini protesici, di consentire di avere effettivamente una linea di preparazione molto ben leggibile anche con i sistemi di impronta ottica. La differenza rispetto a inserti analoghi che esistono per gli strumenti ultrasonici è che qui abbiamo un movimento di tipo orbitante e tridimensionale nello spazio, quindi abbiamo necessità di acquistare meno inserti, cioè un solo inserto è in grado di lavorare nelle 3 dimensioni dello spazio e quindi di raggiungere facilmente, di trattare ad esempio facilmente i versanti mesiali, distali, palatali, linguali o buccali dell'elemento dentario che stiamo protesizzando. Viceversa, con i sistemi ultrasonici, dove abbiamo un movimento prevalentemente bidimensionale nello spazio, dobbiamo dotarci di più inserti e angolare diversamente manipolo inserto rispetto all'asse del moncone che stiamo preparando. C'era ancora una domanda sul corretto utilizzo degli inserti da chirurgia estrattiva. Allora, si tratta degli inserti ideati da Clauser e Barone, andiamo un attimo a vederli, che hanno praticamente una morfologia molto simile a quella di una leva. Ecco, non vanno utilizzati però come una leva, andiamo un attimo a vederli. Allora, per la chirurgia estrattiva intanto possiamo utilizzare gli inserti che abbiamo già visto in precedenza, SF100 ed SF101, che possono essere orientati diversamente nello spazio. E poi abbiamo questi inserti che vedete in questa immagine, hanno la forma di leve estrattive con una differenza, abbiamo la porzione terminale che è molto appuntita. Allora, sono inserti che andrebbero utilizzati per creare lo spazio estrattivo per l'applicazione della leva, cioè il movimento della leva non va eseguito con questi inserti. Questi inserti eseguono una sindesmotomia ed eseguono una microstectomia periradicolare, consentendo all'operatore di inserire poi leve di diametro crescente ed ultimare l'estrazione. Creando lo spazio con la strumentazione sonica, riusciamo a diminuire, diciamo, le manovre di tipo tensivo e le applicazioni di forze sul paziente, che sono quelle che in genere vengono percepite come maggiormente fastidiose. Questo è un caso molto semplice, però altrettanto molto didattico. Vedete che l'inserto viene fatto scorrere anche qui con movimenti verticali o di va e vieni. La punta dell'inserto, la porzione terminale, è molto appuntita, con un movimento di tipo longitudinale periradicolare, asporta microscopiche porzioni di sostanza ossea, creando lo spazio necessario per inserire poi successivamente le leve da estrazione. Quindi va utilizzato con movimenti di va e vieni attorno al profilo radicolare che intendiamo estrarre e applicando una leggera pressione. Quello a cui assisteremo è che vedremo l'inserto progressivamente sprofondare. L'inserto ha grossolanamente un profilo conico, tende a progredire in profondità, lasciandoci poi lo spazio per inserire una leva e raccogliere semplicemente l'elemento dentario che è stato così facilmente lussato. Altro caso, per dire, può essere utilizzato durante l'estrazione di terzi molari in inclusione o in semi-inclusione. Ecco, quello che è importante è che non dobbiamo utilizzare questo inserto. Ricorda la sua morfologia, quello di una leva angolata. Ecco, non è una leva angolata, è un inserto che serve crea per creare lo spazio
per le leve da estrazione. Quindi non dobbiamo eseguire il movimento di leva con il nostro manipolo o con l'inserto montato, viceversa questa parte, cioè la parte della filettatura, sarà la parte dell'inserto che si romperà all'interno del manipolo. Altra domanda? Ok, penso questa è relativa agli inserti da, da allungamento di corona clinica. Nel momento in cui vado in verticale e mi scende, dovendo poi togliere osso anche in orizzontale, posso spingere la paletta in orizzontale? Sì, puoi spingere la paletta in orizzontale, ecco, perché comunque la porzione diamantata ti consente di tagliare. Devi sempre avere come riferimento la superficie verticale dell'elemento dentario su cui stai lavorando. Non è fatto solo per movimenti di tipo orizzontale, ma anche per movimenti verticali, ma anche orizzontali. Il consiglio è di non lasciarlo troppo lavorare nel vuoto. Se dobbiamo eseguire un allungamento di corona clinica e abbiamo da rimuovere circonferenzialmente l'elemento dentario che stiamo trattando, 1-2 mm, questi sono gli inserti giusti. Se dobbiamo eseguire, ad esempio, in una lacuna, in un dente che è vicino a una lacuna intercalata, una osteotomia di larghezza maggiore, ecco, forse questo approccio mini-invasivo non è quello corretto per noi, possiamo utilizzare degli altri inserti. Altri inserti che nascono per la restaurativa, in realtà, possono essere impiegati efficacemente per tale scopo, altri inserti diamantati, ad esempio quelli da preparazione dei box interprossimali. Quando abbiamo da rimuovere parecchia sostanza ossea attorno a un elemento dentario, particolare nelle situazioni di cui vi parlavo prima, possiamo prendere in prestito quegli inserti che nascono per la restaurativa ed utilizzarli a tale scopo. Nulla ci vieta poi di eseguire un accesso a cielo aperto ed utilizzare inserti con morfologia più classica, tipo quelli da preparazione del sito implantare a diametri maggiori, o eventualmente la pallina diamantata con irrigazione in punta per eseguire osteotomie più ampie. Spero di aver risposto, alle domande. Penso di non aver lasciato nulla. Ecco, riguardo invece agli inserti che hanno la morfologia della leva da estrazione, cioè gli inserti ideati da Clauser e Barone. Ecco, questi sono inserti molto robusti come sezione, come diametro. Non bisogna esercitare questo movimento di leva di cui parlavamo prima. Sono inserti che possono essere utilizzati intanto a pieno regime, cioè premendo completamente sul pedale, cercando di avere questa oscillazione che si porta alla frequenza di 6,5-7 kHz. E l'ampiezza della vibrazione può essere portata da 1, quindi con un'ampiezza, con una vibrazione molto delicata in termini di ampiezza, a 2 ed eventualmente a 3. 3 particolarmente da utilizzare nei casi in cui lavoriamo in presenza di un osso veramente molto, molto denso, molto corticalizzato. Direi che questo è un inserto che resiste molto bene, dato il diametro ampio, della punta, quindi, tollera anche potenze elevate. Ecco, qualcuno dice, qualcuno lavora sotto microscopio, noto difficoltà quando attivo il sonico e arrivano gli schizzi sullo specchietto. Ecco, allora, questi inserti in realtà, sì, lavoro anch'io col microscopio, funzionano molto bene se associati alla microscopia, perché hanno il vantaggio di far sì che l'operatore non abbia la testina della turbina o dello strumento rotante davanti alle ottiche. Come quando utilizziamo gli strumenti ultrasonici, abbiamo la dispersione di liquidi, e quindi se lavoriamo, dipende dalle ottiche che utilizzate. Se avete delle ottiche che lavorano a 20, quindi a 20 centimetri di distanza dal target, siete in genere parecchio vicini. Se avete delle ottiche un po' più tolleranti, che vi consentono di muovervi tra i 20 e i 30 centimetri dal vostro target, io vi direi, quando utilizzate una sistematica sonica, di stare leggermente più distanti e chiedete all'assistente di mettersi in prossimità
del sito chirurgico o del sito operativo e di aspirare per quanto possibile gli schizzi che vengono prodotti dal manipolo durante l'esercizio. Il fatto che ti venga bagnato lo specchietto è inevitabile se stai utilizzando l'irrigazione. Questo accade in genere anche quando utilizzi una turbina, forse maggiormente se utilizziamo strumenti sonici e ultrasonici. L'assistente o il secondo operatore si deve porre con un aspiratore ad alti flussi, quindi con l'aspiratore chirurgico, non con l'aspirasaliva, in prossimità dello specchietto senza incartare la tua visione, quindi senza ostacolarti, aspirando eventuali schizzi che possono essere prodotti. L'alternativa è quello di utilizzare, esistono nel commercio degli specchietti vibranti che hanno un manico vibrante e fanno sì che praticamente le goccioline di liquido che si depositano sulla parte attiva dello specchio tendono a scivolare, quindi abbiamo quasi sempre lo specchio pulito. In realtà, che cosa dovrai fare? Ogni tanto dovrai interromperti e pulire lo specchietto con una garzina. Questo qualsiasi sia la tecnica che tu utilizzi, cioè con strumenti sonici o con strumenti rotanti tradizionali. In casi specifici, però, con gli strumenti sonici va detto, ti è possibile tranquillamente interrompere l'irrigazione. Pensa ad esempio in applicazioni di tipo endodontico quando devi reperire degli imbocchi canalari calcificati. Ecco, con gli strumenti sonici, considerando che tanto lavoriamo in genere con adeguate pause di esercizio, possiamo interrompere l'irrigazione e avere una piena visione del campo senza avere dei liquidi di mezzo. Il vantaggio di questo tipo di strumentazione è quello di incrementare meno la temperatura rispetto agli strumenti ultrasonici, poiché abbiamo una frequenza di esercizio più bassa e abbiamo un movimento che è più ampio nello spazio. Quindi il trucchetto è quello di piazzare l'assistente con l'aspiratore chirurgico vicino allo specchietto, non troppo vicino al campo, cioè non troppo vicino al sito dove stai lavorando. Il rischio è che il sito che viene lavorato dallo strumento sonico non riceva l'irrigazione. Ogni tanto lo specchietto andrà pulito con una garzina, questo è inevitabilmente, dobbiamo farlo. Assistente con aspiratore vicino alla punta sonica? Sì, vicino alla punta sonica, ma attenzione perché se noi utilizziamo l'irrigazione perché abbiamo bisogno di refrigerare e diminuire la temperatura nell'area di contatto tra inserto sonico ed osso, inserto sonico e smalto o inserto sonico e dentina. Quindi dobbiamo far sì che venga lavato quel sito in modo da avere una diminuzione della temperatura che comunque esiste con questa strumentazione, seppur inferiore rispetto alla controparte ultrasonica. Spero di aver risposto anche a questa domanda. E chi dice sì che si deve fermare per riprendere? Sì, effettivamente questo è vero. Ogni tanto devi fermare, devi avere una garzina a portata di mano per detergere lo specchietto. E comunque, istruendo correttamente l'assistente, insomma, dovrebbe essere l'assistente che aspira lo specchietto e tu non, in modo che l'operatore non stacchi le mani dagli strumenti, dallo strumentario. Ci sono altre domande? Non so se mi si sente. Pronto? Ti sentiamo perfettamente. Allora, io ho acquistato un inserto SFS 110. Qual è l'indicazione più importante per questo tipo di inserto? Allora, andiamo a recuperare l'immagine. Un attimo soltanto, eccolo qua. Ok, molto furbo questo inserto. Adesso aspettate, cerchiamolo da catalogo proprio, un attimo solamente. Così lo condividiamo. Ah, 110, eccolo qua.
Allora, è un inserto, adesso cerco di aprire l'immagine, forse faccio prima prenderla dalla mia presentazione. Allora. Ricondivido lo schermo, un attimo soltanto. Allora, andiamo a recuperarla. Arrivo, dammi un secondo. Un attimo, sto salvando solo l'immagine così la vediamo tutti. Salvato, eccolo qua. Allora, un attimo solo. Vediamo se riesco ad aprirlo. S110. Allora, si tratta intanto di un inserto diamantato a punta molto fine. Quando l'hai acquistato, per cosa te l'hanno proposto? Presumo per la perforazione dell'osso. Dico bene? Beh, io cercavo un inserto per l'accesso endodontico, Allora, per l'applicazione del primo medio. ok. Allora, ferma che ti condivido lo schermo. Un attimo soltanto, eh. Ho un problemino di condivisione con lo schermo. Un attimo solo, riproviamo. Allora, condividi, eccolo qua. Dovresti riuscire a vedere la presentazione in questo momento e vado sulla sezione applicazioni endodontiche. Dimmi solo se vedi questa immagine, ok? Sì, la vedo. Ok, allora questi sono gli inserti per le applicazioni endodontiche per il reperimento di bocchi canalari calcificati. Diciamo che l'SFS 110 ha una forma, è un inserto che ha una diamantatura ed emula molto questa tipologia. Quelli che dovresti utilizzare tu per quello scopo sono questi due, cioè il 67 e il 68, che sono tutti lavoranti, quindi tutta la parte diamantata presente sull'inserto, cioè tutto l'inserto è ricoperto da una parte, da un trattamento di superficie diamantato, compreso la punta, cioè la punta è perforante, lavori anche Ma mi in punta. riporti il cellulare un attimo. Invece, l'ultimo, il SFS 70, questo ha praticamente una porzione terminale che non è lavorante. Vediamo se riesco a farveli vedere nel dettaglio. Ok, vabbè, in questa immagine si vede. Questo è l'esempio di un inserto che ha tutta la parte lavorante. Esiste poi una variante che ha la punta all'ultimo millimetro stondato, quindi completamente liscio. Ed è molto simile a una fresa di Bath, dove tu appoggi l'inserto sul pavimento della camera e lavori semplicemente sui lati. Se vuoi avere un'azione perforante, quindi vuoi andare a rimuovere delicatamente in punta eventuali calcificazioni, ti serve avere l'inserto con tutta la parte lavorante. Questa tipologia di inserto la puoi prendere in prestito e utilizzare però anche in chirurgia. Cioè, può essere utilizzato come se fosse la prima fresa da preparazione del sito implantare, quella che ti definisce l'asse di inserzione, ti fa la prima traccia. L'SFS 110 è un inserto simile, tutto diamantato, con un diametro leggermente più largo. Ho risposto alla tua domanda? Sì, posso fare una domanda? Ho Vai, ci mancherebbe. acquistato da poco le punte per lo strip. Ne può parlare un attimo? Sì, certamente. Allora, riguardo alle punte da stripping, allora aspetta che cerchiamo un attimino.
di andare a condividere la presentazione. Quindi andiamo a vedere un po' le applicazioni ortodontiche. Eccole, sono qui. Diciamo, le vedete con questa dicitura, SFD, SFM, hanno diversi orientamenti nello spazio. Queste SFD3F, SFM3F, hanno un profilo quasi dritto, quindi molto utili se andate a fare lo stripping nei settori anteriori, un po' meno quando vi dovete muovere nei settori posteriori. Viceversa, quelle angolate di 60 gradi vi consentono di lavorare sia nei settori anteriori che in quelli posteriori. Consiglio spassionato, se dovete incominciare a dotarvi di questi inserti, prendete quelle da 60 gradi, orientate da 60 gradi, perché ruotando il manipolo leggermente, mettendo il manipolo di piatto, lavorate benissimo sia nei settori anteriori che in quelli posteriori. Allora, questi inserti sono fatti così. Hanno una porzione liscia, Vai via, cioè spede. in questa immagine vedete rappresentate in questo schemino dalla parte bianca, e hanno una porzione diamantata, ahimè, molto sottile, perché la dimensione dell'inserto anche qui è di pochi micrometri. Quindi la quantità di diamante che viene stesa sulla superficie dell'inserto è, ahimè, una quantità limitata, seppur un diamante di buona qualità. Allora, io vi consiglierei di non intendere questi inserti come uno strumento tuttofare che in ogni caso clinico in cui dobbiate fare ortodonzia con allineatori vi consente di eseguire lo stripping da A alla Z. Dovreste intenderlo come uno strumento che vi consente di completare lo stripping non insistendo troppo negli spazi intradentali del paziente con le striscette abrasive, con strumenti reciprocanti, o a movimento alternato o con dei dischi. Il vantaggio di questo inserto è che è un inserto diamantato relativamente facile da usare, con una certa flessibilità e che, quando utilizzato negli spazi interdentali, tende a non alterare l'anatomia, non alterare il profilo anatomico, quindi allargarvi lo spazio, ma lasciando sostanzialmente i profili, con una configurazione simile a quella originale. L'inserto dovrebbe essere utilizzato così. Considerate di dividere l'inserto a metà, come vedete in questa immagine con una linea. Quando avrete immerso nello spazio interdentale la prima porzione dell'inserto, avrete lavorato per circa 200-220 micrometri. Quando avrete immerso tutto l'inserto, quindi completamente, arrivando a farvi bloccare praticamente dalla base dell'inserto, avrete tolto circa 320-330 micrometri. Questo per consentirvi di fare il calcolo. Viceversa, girate l'inserto completamente, lavorate altrettanto sulle altre superfici per ampliare l'entità dello stripping. Questi inserti andrebbero utilizzati con potenze 1 o 2, non andrei troppo sul 3, essendo inserti sottili. È ovvio che se utilizzate sempre solo questi inserti per fare lo stripping, la durata proprio temporale di questi inserti non sarà molto elevata, perché sono inserti che si consumano, questo diamante lo perderete nel tempo. Io vi consiglio di fare così, e così è come faccio io. Io faccio precedere praticamente l'utilizzo, faccio precedere l'utilizzo di alcune striscette abrasive. Potrete utilizzare ad esempio quelle che Comet produce, quelle a nido d'ape, che sono molto veloci da utilizzare, che incominciano a sgrossarvi, a creare un primo spazio per l'accesso dell'inserto nello spazio interdentale. E poi continuate ad eseguire lo stripping fin tanto che non avete raggiunto la quantità di asportazione di sostanza indicata in base allo studio del vostro caso clinico. In genere, ecco, l'utilizzo di questo inserto è vissuto in maniera un po' più gradevole dal paziente rispetto all'utilizzo delle sole strisce abrasive o dei dischi o degli strumenti a movimento alternato. E tutto sommato abbiamo il vantaggio di avere anche un certo rispetto dei tessuti molli, nel senso che non andiamo a lesionarli o a tagliarli con le striscette, sono, devo dire, strumenti delicati. Vedete, io faccio prima precedere il passaggio di una striscetta, appena è passata la striscetta, continuo lo stripping con gli inserti appositi.
Spero di aver risposto, cioè di aver risposto alla tua domanda. Sì. Ecco, io non utilizzo solamente l'inserto sonico, utilizzo comunque una striscetta abrasiva, ma non sto a lavorare un quarto d'ora uno spazio interdentale con le striscette. Il paziente la vive veramente molto male. Passo una volta la striscetta appena lo spazio sufficiente per potermi inserire e lavorare delicatamente con l'inserto, lavori con l'inserto. Non posso nemmeno dirti che con questa tecnica tu guadagni assolutamente tempo rispetto ad altre, però riesci ad ottenere due cose. Riesci ad essere un po' meno aggressiva nei confronti del paziente, che tutto sommato sente il suono dello strumento sonico, ma non si sente tagliare, non si sente spostare la testa e spostare i denti durante il passaggio delle striscette per un quarto d'ora. Quindi il paziente la vive meglio e sicuramente sei più delicata nei confronti dei tessuti, cioè non alteri il profilo anatomico interdentale, ma semplicemente asporti una delicata quantità di sostanza e diciamo che riesci a rispettare maggiormente i tessuti molli perché non li tagli. Quindi questo dovrebbe essere il vantaggio. Io non ho cambiato molti inserti da stripping perché non uso per tutta la procedura il solo inserto da stripping. Diciamo la parte, un po' una parte da leone la fa la striscettina che viene fatta precedere all'inserto. Anche qui è importante avere delle strisce sempre nuove, sempre taglienti, non utilizzare, risterilizzare centinaia di volte la stessa striscetta, che a un certo punto ha un diamante che non è più in grado di lavorare. Grazie mille. Prego, prego. Poi c'era un'altra domanda dove possiamo vedere tutta la procedura per l'allungamento di corona. Utilizzandola con metodo tradizionale, col bisturi, scollando il tessuto usando frese ossivole, non con la procedura con con l'inserto sonico. Allora, direi che questa è una procedura che si può vedere in uno dei corsi che vengono realizzati in collaborazione con Comet riguardo alla strumentazione sonica. Sostanzialmente quello dell'allungamento di corona clinica con approccio mini-invasivo è un'applicazione che andrebbe limitata a casi in cui non dobbiamo completamente cambiare l'anatomia e dobbiamo lavorare magari su un numero di elementi contenuto, uno o due elementi dentari. Quando ci dobbiamo dover lavorare completamente su un quadrante, ad esempio, e con questa tecnica rischiamo di invertire i profili anatomici, rischiamo ad esempio di causare poi delle lesioni parodontali al paziente. Allora in quel caso da preferirsi un approccio classico. Quando abbiamo da rimuovere 1-2 mm di tessuto, questo è direi il limite che ci dobbiamo porre, soprattutto dobbiamo lavorare su 1-2 elementi dentari, questa tecnica è una tecnica indicata. Quindi direi che non c'è tempo in questa sede per vedere completamente la procedura e descriverla nel dettaglio, però avete la possibilità di iscrivervi ai corsi che vengono organizzati in collaborazione con Comet sulla strumentazione sonica. Se ci sono altre domande. No, direi di no. Direi che potremmo quindi concludere, diciamo, la sessione odierna. Ve ne sarà un'altra nel mese di aprile. Avrete la possibilità di rivedere la registrazione odierna sul canale YouTube di Comet Academy. Rimango comunque a disposizione in caso abbiate ancora delle domande. Vi ricordo che esistono altri video all'interno della playlist dell'Esperto Sonico Risponde sullo specifico canale di Comet Italia. Intanto vi ringrazio per essere stati qui oggi. E vi saluto, grazie per aver partecipato. Prego. Grazie, buongiorno. Grazie a tutti voi. Grazie.